Benvenuti ad Ancora TG. È dunque la gara di appalto dell'ASE, la municipalizzata del comune di Spoleto, inerente al verde pubblico cittadino, a far ancora discutere la città. Se è scontro aperto tra CGIL e CISL con la Lega Coop, che difende la posizione della cooperativa Verde Ambiente, intanto emerge che sull'appalto starebbe indagando anche la procura spoletina. Le indagini sarebbero nate a seguito di un esposto che chiederebbe di far piena luce sulla gara per l'affidamento della cura del verde cittadino, gara che ha visto vincere la Ecol e la Verde Ambiente. Quest'ultima è finita nell'occhio del ciclone per la presenza al suo interno di parenti di politici. E il Consiglio Comunale di Spoleto ha votato all'unanimità l'atto d'intesa che formalizzerà il gemellaggio con la città di Charleston. Il 21 maggio, quindi, una delegazione spoletina presieduta dal presidente del Consiglio e dal sindaco e che vedrà la partecipazione di alcuni capigruppo consigliari, si recherà a Charleston per firmare ufficialmente il patto di gemellaggio. Il 27 giugno, invece, sarà una delegazione statunitense a giungere a Spoleto. E si è aperta questa mattina nel Tribunale di Spoleto, si è aperto il processo a carico di un carabiniere che all'epoca dei fatti era in servizio a Trevi. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, sottrazione di minore e sequestro di persona nei confronti di una ragazza allora 14enne. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, il militare avrebbe convinto la ragazza a seguirlo, facendola salire sulla sua auto, quindi l'avrebbe condotta su strade di montagna, palpeggiandola e accarezzandola e impedendole anche di rispondere al cellulare. Solo vedendola piangere sotto shock l'avrebbe riportata poi nella piazza del paese. Bene, con questa notizia concludiamo l'edizione odierna di Ancora TG. Ci ritroviamo sempre domani sera su Umbria TV. Buona serata.